Siamo alla cronaca, nuovo colpo alla rete di Matteo Messina Denaro, il boss latitante da ben 25 anni, 21 gli arresti nella provincia di Trapani. Tutti i dettagli con Fabrizio Feo. Una rete che sembra inaffondabile, o meglio una sorta di fenice, l'uccello mitologico che rinasceva dalle proprie ceneri. Una rete di collegamento, di trasmissione di informazioni, decisioni, strategie e di finanziamento. E collega il padrino latitante Matteo Messina Denaro alle famiglie di Cosa Nostra del Trapanese e delle altre province siciliane. Ed una rete di comando che si riformano continuamente. È quello che emerge dall'operazione denominata Anno Zero, che ha portato a 22 arresti mafiosi delle famiglie di Campobello di Mazzara, Partanna e di Castelvetrano, la città di Messina Denaro. Decine di perquisizioni compiute dai carabinieri, polizia e DIA. Tra gli arrestati, due cognati di Matteo Messina Denaro, Rosario Allegra e Gaspare Como, i mariti di Giovanna e Bice Messina Denaro. Moltissimi reati contestati, a cominciare dall'associazione mafiosa. Tra le tantissime intercettazioni, ce n'è una che colpisce particolarmente, perché conferma la logica spietata di Cosa Nostra. L'omicidio è giusto che ti tocca, però sì, d'accordo, vero. 700 giorni se lo tiene, perché sennò due anni poteva sbagliare, 700 giorni si va a due anni, dopo cui rifatta molte cose. Giusto. Parlano dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, ucciso e sciolto nell'acido dopo 26 mesi di prigionia, e definiscono cosa giusta averlo ucciso. Discutendo della latitanza di Messina Denaro, gli uomini del boss dimostrano ancora un'incrollabile devozione al latitante. Io lo faccio per metà, fucilcio, e anche da macchina, se lo sai. Beh, lo fa simpatia questa, non potessi essere agissero come te. Cosa tu, ma non ti fa mangiare quello che mangiare, fino alla morte, come dice io. E dicono tra l'altro che viaggia molto, parlano del suo passaggio in Calabria e poi in Sicilia, dove si incontrerebbe con altri capi e gregari. Vedete collegata Alessia Gizzi, che si trova davanti a...